sì, Salvatore, di vita Salvatore. Ah, ma come non lo conosce, signorina? Ecco, brava, e io sono la madre, sto chiamando dalla Sicilia, è tutto il santo giorno. Ah, ho capito, non c'è. E allora cortesemente mi può dare 656-22056. Grazie, buongiorno. Ma una telefonata inutile. Ha troppi impegni, chissà dov'è. E poi nemmeno si ricorderà più. Senti a me, lascia perdere. Oramai sono 30 anni che non viene qua. Lo sai com'è fatto, no? Si ricorderà, sono sicura. Non lo conosco meglio di te. Se poi scopre che non ce l'abbiamo detto, ci dispiacerà. Per piacere, vorrei parlare col signore di vita Salvatore. Sono la madre. Salvatore, a che ore sono? È molto tardi. Scusami, ma non ho potuto avvisarti che non sarei arrivato. Dormi. Ha telefonato tua madre. E tu cosa le hai detto? Ho fatto finta di niente per non deluderla. Abbiamo parlato a lungo. Ha detto che sono 30 anni che non vai a trovarla e che quando vuole vederti è lei a dover venire a Roma. Ha chiamato per dirti solo questo. No. Ha anche detto che è morto un certo Alfredo. Che domani si faranno i funerali. Ma chi è? Il tuo parente? No, no. Dormi. Thank you.
Oh, Castelmeccanica, se sai, non si mai. No, le capelle in questo momento mi stai un figlio. Chi provò bisogno? Promulti se fundete in remissione al peccatorum. Meno male. Ma come te lo devo dire io? Senza la campanella non so andare avanti. Ma sempre addormentato sei. Che fai la notte? Al posto di dormire mangi? Boh. Ma già adesso a casa mia manca a mezzogiorno si mangia. Lo dice anche il veterinario, per questo hai sempre sonno. Te lo dico io perché hai sempre sonno, lo so io, e poi te lo spiego perché tu hai sempre sonno. E ora tu fai una bella cosa, te ne vai, perché ho da fare. Ci posso venire? No, tu non ci puoi venire. Sì, Tato, sì. Tato, show, aria. Prima, Pepe. Perché? Pepe!